Buon pomeriggio a tutti, colleghi consiglieri, sindaco, presidente del consiglio. Come l'altra volta, io credo che quando parliamo di debiti con il bilancio e relativa approvazione, non possiamo non fare una precisazione dentro alle responsabilità, specie per quanto riguarda il debito di marzo, che è di una certa rilevanza e parte della somma è costituita soprattutto da interessi. Ovviamente noi su questi debiti fuori bilancio che erano all'ordine del giorno dello scorso consiglio comunale che poi non si è tenuto per mancanza del numero legale, noi ci comportiamo allo stesso modo fino a quando non verranno identificate le responsabilità di questo ritardo nei pagamenti, nel riconoscimento dei debiti, noi non partecipiamo al voto. Grazie. Prima di cedere la parola al consigliere Pugliese, voglio ricordare all'intero consiglio comunale che è previsto per legge che tutti i debiti fuori bilancio vengano connessi alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti è l'organismo che ha deputato per accertare le responsabilità. Perfetto. Consigliere Pugliese. Grazie Presidente. La legge prevede anche che l'ente non deve accedere a posizioni debitorie, deve mettere in campo regole che vanno in qualche modo ad evitare il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi. Abbiamo più volte scritto, detto che portare questi debiti fuori bilancio all'attenzione del Consiglio Comunale della città di Casoria avviene puntualmente in maniera confusa. Sono debiti che vengono trattati allo stesso modo, per i quali i dirigenti, avuto conoscenza dei debiti, avrebbero dovuto comunque imporre l'adozione di opportune misure cautelative, stante agli importi, per evitare ulteriori danni, talvolta per inerzia, trascuratezza, inefficienza degli stessi responsabili del servizio. Sono mesi ormai che diciamo e scriviamo sempre le stesse cose e sono mesi che voi ponete in essere atti amministrativi estremamente confusi e sono mesi che cercate di scaricare tutte le responsabilità sui consiglieri comunali. Questa è l'ennesima prova di come questo Consiglio Comunale si sta svolgendo nella maniera più confusa e distorta. Viene messo prima gli atti amministrativi che non rispondono alle norme e ai regolamenti, stante il termine per cui l'uso la conoscenza del consigliere per l'approfondimento dell'atto è stata violata nei termini dei giorni. E arriva prima un parere e pensate un po', l'ultimo parere del collegio dei revisori dei conti arriva 5 minuti fa. Vi lascio immaginare come consigliere Cortese. Consigliere Cortese, Fuggese, chiedo scusa. Il parere a cui fa riferimento si riferisce a un altro tavolo. Secondo lei un parere può arrivare 5 minuti fa? No, ci arriviamo dopo al capo, spieghiamo anche perché. Guarda, Presidente, non è stato fatto. Questa è una mia dichiarazione. Quindi la prego di farmi continuare. Quindi come può un consigliere comunale esprimere un proprio convinto e un motivato parere del riconoscimento debito fuori bilancio senza un'adeguata istruttoria, così come dice recentemente le sentenze e la giurisprudenza ormai consolidata della Corte dei Conti? In un unico atto deliberativo vengono portate diverse sentenze di anni arretrati, senza un'adeguata istruttoria, senza andare a vedere chi ha fatto il debito, chi l'ha prodotto, se l'ente si è o meno costituito in giudizio, se è stato sotto un vento vittorioso. Non c'è la verifica dei fatti e gli interventi effettuati, non c'è l'origine di come si è venuto a determinare il debito, è assente il funzionario o altro soggetto che lo ha determinato. Non c'è se il rente si è costituito nel giudizio e se si è difeso, non si evince, in quanto è confuso, anche richiamando il vecchio parere del collegio, la copertura finanziaria dei debiti.
Non c'è inoltre la differenza tra la sorte capitale, gli interessi legali, la svalutazione monetaria e le spese legali. In queste condizioni noi consiglieri dell'opposizione siamo impossibilitati a valutare correttamente, secondo il principio di imparzialità, di buon andamento di anche di ordine cronologico, gli atti che questa maggioranza di governo si ostina a portare in consiglio. Una parola sulla nuova nomina, da quello che ho capito dei decreti, mi pare che le aveva in mano, auguri ai confermati, assessori, auguri a quelli che verranno. Caro sindaco, credo che questo laboratorio politico che lei sta mettendo in campo tra una parte del Partito Democratico e i nuovi assessori che apparterrebbero quanto da informazioni assunte al partito di Forza Italia, questo nuovo partito della nazione, lei forse è il primo cittadino, il primo in Italia, però le voglio dire una cosa su questo, le voglio dare un consiglio che lei come me nella passata consigliatura ha fatto opposizione, più volte io e lei chiamavamo il vecchio sindaco a seguire non la via dei numeri ma la via politica, la via dei partiti, la via delle regole, la via della meritocrazia, la via di chi vale, di chi si dedica anima e corpo a questa città. Lei invece sta seguendo un altro percorso, sta mettendo in campo la via dei numeri, abbandonando quello che sono i partiti tradizionali che l'hanno sostenuta in campagna elettorale e che adesso non ci sono. Mi riferisco al consigliere del Partito Democratico. Quindi, caro sindaco, credo che sia arrivato il momento di pensare alla nostra città, di pensare a quelli che sono i problemi della nostra città e di avere una programmazione nel recente e nel presente, ma anche nel futuro, per i nostri concittadini. Grazie. Grazie consigliere Salvo.